dolci, 450 g di farina, 2 cucchiai di lievito, 110 g di burro, 70 g di zucchero, 200 g di latte, 50 g di panna, 60 g di uvetta. Questi sono gli ingredienti per gli scones dolci. Valentina inizia e io vado a mettermi il grembiulino. Okay. Allora, cominciamo con il mettere la farina in una ciotola e ci lavoriamo un po' il burro. Il burro è ammorbidito? Sì, sarebbe meglio quantomeno, non proprio ammorbidito, quantomeno a temperatura ambiente. Per poi comunque renderlo più facilmente lavorabile. Vediamo giusto. Questa prima fase di lavorazione mi ricorda un po' la pasta frolla. Sì, infatti stavo per dire, è un po' sabbiare come sabbiamo la pasta frolla, insomma. L'importante è che che il burro non rimanga a tocchi, quella è la cosa un po' fondamentale. È un dolce un po' particolare questo, spesso si trova scritto nelle ricette degli scones che meno si lavora e meglio è, cioè quando uno pensa di averlo lavorato poco lo scones è pronto. Ho aggiunto anche lo zucchero così lo impastiamo bene con tutto il resto e ci aggiungiamo i liquidi che sono sia la panna che il latte. Benissimo, hai messo quindi il latte e poi la panna. Aggiungiamo anche il lievito, non ce lo dimentichiamo perché altrimenti ci vengono delle piccole solette, ecco. Perché non vengono proprio, non si sviluppino in altezza, che sono un paio di cucchiaini di lievito. Perfetto, possiamo usare anche una farina autolevitante in questo caso? No, perché alla fine l'autolevitante è quasi troppo lievito, insomma. Quindi quasi troppo soffice, troppo no? Soffice, uh-huh. Sì, è un dolce che deve rimanere un pochino più compatto rispetto agli altri dolci che si possono utilizzare con queste farine. Una volta che l'abbiamo ammassato un pochino ce lo spostiamo direttamente sul piano di lavoro. Ah, ecco, lo lavoriamo poi così, perfetto. Vediamo bene. In questo caso noi ci aggiungiamo dell'uvetta, ma si possono fare anche senza niente? Anche senza niente. Di solito però nella tradizione quelli senza niente sono... Quelli salati. Il forno che temperatura deve avere? Guarda, più o meno 180 gradi e diciamo deve avere la particolarità di, se si ha la possibilità, di mettere un pochino più di temperatura alta sopra in modo che diventano coloriti. Un po' più di calore da sopra? Sì. 180 gradi, quindi forno preriscaldato, e per quanto tempo si cuociono? Guarda, dipende un pochino, però considera, ecco, un 20 minuti più o meno ci vogliono. Sì, poi appunto io consiglio sempre un forno preriscaldato. L'uvetta non va ammorbidita in questo caso, va messa così, o possiamo anche Può pensare di ammorbidirla un pochino e quindi magari di metterci un po' di rum, chiaramente diventa magari un dolce un pochino più adatto agli adulti che non ai bambini, certo. Però sì, si può pensare tranquillamente. Allora, a questo punto... Ti prendo la teglia. Sì, grazie. Stesso discorso di sempre, non imburriamo perché il burro è già all'interno dell'impasto. È già nell'impasto, poi comunque stiamo usando una teglia che di base è un pochino antiaderente, quindi non ha questa necessità iniziale. Lo mettiamo così o formiamo Allora, dicevo, non deve essere molto lavorato, quindi non ha bisogno di essere steso ulteriormente, non ha bisogno di mattarello o cose del genere. Basta fare un pochino con le mani, si appiattisce un pochino e si formano. Io ho preso questo stampino di questa dimensione, però si possono fare anche più grande, non è un problema. E ci diamo una mano magari con un po' di farina. Ci facciamo un po' di spazio. Io preferisco la parte dentellata, che è un pochino più carina a vedersi, insomma. Ecco, tu l'hai immerso nella farina per evitare che sì, per farlo staccare poi più comodamente. Ed è normale che siano un pochino così altini. Vanno benissimo anche che poi si sviluppino, perché si sviluppano non poi tantissimo, quindi è buono che sia così, che gli diamo già noi l'altezza. Alla fine ci si può mettere quello che vogliamo, anche una crema di cioccolata classica che va benissimo, insomma. Eccoli e questi vanno benissimo anche fatti così.